Negli ultimi 40.000 anni, l'uomo, dal punto di vista fisico, non ha subito praticamente alcuna modifica, nonostante le enormi differenze in termini di sviluppo tecnologico, scientifico e culturale. Si potrebbe dire che già in quel tempo, la nostra specie si era evoluta nella sua forma attuale. Tuttavia, alcuni scienziati ritengono che esistano ancora delle differenze tra noi e i nostri antenati. Inoltre, più questi esseri umani sono distanti da noi nel tempo, più caratteristiche genetiche dei Neanderthal si possono trovare nel loro genotipo. Oggi cercheremo di capire da dove proviene l'essere umano moderno e se possiamo considerarci anonimi. Se siete interessati a questi temi, come l'origine delle specie e la storia dell'evoluzione del nostro pianeta, vi raccomandiamo di iscrivervi al nostro canale. Anche i nostri spettatori possono contribuire alla sua crescita lasciando commenti sotto i video e mettendo mi piace ai video che apprezzano. La parola anonimo deriva dal nome della grotta francese di Manon. Fu proprio lì, nel 1860, che furono scoperti per la prima volta i resti di questa specie umana. Queste antiche persone avevano anche volti larghi, sporgenti arcate sopraccigliari e crani più corti e larghi rispetto agli umani moderni. Queste caratteristiche potrebbero essere adattamenti all'ambiente freddo, in cui la capacità di mantenere il calore era vitale. Ad esempio, un viso più largo e una fronte prominente potevano aiutare a ridurre la perdita di calore attraverso la testa. Inoltre, è possibile che l'aspetto robusto di questi antichi europei fosse legato a uno stile di vita basato su una dieta ricca di carne e attività fisiche intense, come la caccia ai grandi mammiferi. Con il tempo, man mano che l'Europa si popolava e le condizioni ambientali cambiavano, questi tratti fisici sono diventati meno pronunciati, portando agli europei moderni che conosciamo oggi. È interessante notare che mentre questi antichi europei potrebbero apparire molto diversi da noi, geneticamente erano incredibilmente simili agli umani moderni. Questo suggerisce che l'evoluzione umana in Europa non è stata solo una questione di cambiamenti genetici, ma anche di adattamenti culturali e tecnologici. Ma ecco, il naso non era così piatto e largo come quello degli aborigeni australiani o degli abitanti dell'Africa, e le mascelle sporgevano molto meno. Hanno acquisito queste caratteristiche molto dopo durante la loro diffusione nel mondo. Ma la cosa interessante è che le differenze esterne tra gli esseri umani del Paleolitico superiore, i cui resti sono stati trovati in vari luoghi, erano più varie rispetto alle differenze tra tutti gli esseri umani che abitano la Terra oggi. Gli scienziati spiegano questo fatto dicendo che in quel momento gli umani vivevano in piccoli gruppi di alcune decine di individui. La maggior parte di loro erano parenti. Pertanto, ogni piccolo gruppo aveva le sue caratteristiche esterne distintive. In questo modo, possiamo concludere che le persone che vivevano in Europa circa 20-30.000 anni fa avevano un aspetto leggermente diverso dagli europei moderni e allo stesso tempo erano molto diversi tra loro. Le caratteristiche comuni di tutti questi antichi esseri umani, per le quali non assomigliavano agli esseri umani moderni, includevano un cranio più grande e massiccio con una faccia sporgente sopra le orbite, un grande palato e larghe narici. La loro altezza poteva raggiungere i 180-190 cm. Gli arti erano lunghi. Questo tipo di corporatura è ora tipico degli abitanti delle regioni tropicali della Terra. C'è un'opinione secondo cui questa corporatura ha favorito un movimento più veloce e ha aiutato nella caccia. Inoltre, per le persone del tipo romano erano caratteristici gli angoli oculari e un naso stretto sporgente in avanti. Una delle caratteristiche più importanti di questa specie umana era un cervello di grandi dimensioni. Secondo alcuni dati, il suo volume poteva raggiungere i 1800 cm cubi. In media era di circa 1500 cm cubi. Questo è persino leggermente superiore alla media degli attuali abitanti del nostro pianeta. Il volume medio del cervello dell'uomo moderno è di circa 1300 cm cubi. Il cranio aveva pareti spesse e un occipitale molto prominente. È molto probabile che abbiano ereditato queste caratteristiche dai neandertaliani, che erano senza dubbio i loro antenati.
Diverse parti del DNA neandertaliano sono state trovate in molti resti umani in tutto il mondo. Ad esempio, in un cimitero vicino alla città di Vladimir, è stato trovato lo scheletro di un uomo alto circa 180 cm con spalle più larghe degli altri. Si ritiene che questo gigante avesse una grande quantità di DNA neandertaliano, ma per la maggior parte erano snelli e abbronzati. Erano anche piuttosto muscolosi, con gambe lunghe e un tronco corto. I reperti più antichi di resti umani con tali caratteristiche risalgono a un periodo compreso tra 100.000 e 200.000 anni fa. Sono stati trovati in Africa e, poco dopo, nel Medio Oriente, tra 40.000 e 50.000 anni fa. Queste persone vivevano in tutta Europa, spingendo attivamente i neandertaliani in aree meno adatte alla vita. E poco più di 10.000 anni fa iniziarono a popolare il continente americano, attraversando lo stretto di Bering attraverso un ponte di terra emerso. Da tutto ciò che è stato detto, possiamo concludere che coloro che vissero tra 10.000 e 40.000 anni fa erano molto simili a noi. Tuttavia, tra gli antichi umani c'era una vasta gamma di differenze esteriori. Nonostante l'indiscutibile origine dagli anonimi, Anonsov, come traduzione dal russo, al momento, gli scienziati tendono a credere che rappresentanti di diverse razze e popoli derivino da diversi gruppi di questi stessi anonimi. Gli ultimi ritrovamenti di resti umani di puro tipo romano risalgono a un periodo di circa 6.000-9.000 anni fa. Dopo questo, con il passaggio a uno stile di vita sedentario e l'emergere dell'agricoltura, diverse popolazioni hanno iniziato a sviluppare caratteristiche esteriori proprie, distinguendosi dalle altre. Questa variabilità, seppur in forma minore, si osserva anche in quelle popolazioni che sono rimaste per lungo tempo esclusivamente cacciatori-raccoglitori. Sebbene le caratteristiche generali che distinguono le persone di tipo romano dai nostri altri antenati siano più o meno conservate in tutti gli esseri umani moderni, in termini culturali e tecnici, queste persone erano molto indietro rispetto agli umani moderni in termini di capacità di ragionamento e creatività. Essi, forse, avrebbero potuto darci del filo da torcere. Iniziando il loro cammino di vita con semplici freelance e mazze, sono stati capaci di inventare e padroneggiare non solo la lancia, il metallo, ma anche l'arco. Inoltre, hanno creato disegni unici sulle pareti delle caverne, sviluppato rituali funerari e magici. Avevano le loro nozioni di medicina e forse anche di religione. Si ritiene che l'arte rupestre nelle grotte delle Alpi europee, delle montagne degli Urali e di altri luoghi abitati dagli uomini dell'epoca del Neolitico superiore avesse un significato religioso o magico. In questi disegni venivano rappresentati vari animali, accompagnati dalla rappresentazione di frecce o freelance. Gli scienziati suppongono che queste immagini fossero legate a rituali di caccia o a riti di iniziazione per i cacciatori, ma gli intricati intagli sulle impugnature dei coltelli e altri strumenti, così come le decorazioni sugli indumenti, potrebbero avere avuto un puro significato estetico. Durante gli scavi di numerosi siti abitati da antichi umani, sono state ritrovate molte statuette fatte di pietra e osso. Tra gli oggetti funerari si trovano oggetti di uso quotidiano e armi. Inoltre, furono i romani i primi ad addomesticare animali selvatici. Il primo aiutante degli antichi umani divenne il lupo domestico, da cui in seguito derivarono tutte le razze di cani domestici. Alcuni scienziati ritengono che questa simbiosi abbia notevolmente migliorato l'efficienza della caccia, diventando la principale ragione per il successo evolutivo di questo tipo di esseri umani. Proprio queste qualità e conquiste hanno fatto dei nostri antenati la specie dominante, permettendo loro di stabilirsi in tutto il pianeta, eliminando o assimilando i loro concorrenti naturali, essendo diretti discendenti di questi antichi cacciatori e raccoglitori. Gli abitanti moderni della Terra possono superare tutti i futuri cataclismi naturali e rimanere